ma è soprattutto la scoperta di Verga ad incidere sulla formazione personale e professionale di Visconti e ad offrirgli lo spunto per il suo capolavoro, La Terra Trema, del 1948, liberamente ispirato ai Malavoglia di Verga. Ed è ancora sotto il segno di Verga e di un'arte rivoluzionaria ispirata ad un'umanità che soffre e che spera, che si pongono gli intellettuali del tempo raccolti attorno al gruppo Cinema. Verga diventò la nostra bandiera. Era il più grande narratore che aveva avuto l'Italia nella fine del secolo passato. Rispetto a Manzoni, fa vedere una società molto più aspra, più dura e soprattutto, pur essendo un conservatore, denuncia questo grande problema sociale che esiste in Italia. Ed era un conservatore come pensiero, come azione, come figura. Però i suoi libri, alcuni sono straordinari, sono dei grandi classici della letteratura italiana. I Malavoglia e tante di quelle novelle davano una rappresentazione bruciante e di grande forza della servitù, schiavitù dei contadini siciliani, della povertà, della miseria, ed era una grande denuncia sui guasti del capitalismo. Verga è proprio così, è come un pugno, come ti salta all'occhio un'Italia conflittuale, sofferente, problematica. L'occasione di un documentario da girare in Sicilia per il Partito Comunista, in vista delle elezioni del 1948, si trasforma a poco nel progetto di una trilogia sui braccianti della terra e del mare e sui minatori delle zolfare. Soltanto l'impegno finanziario dello stesso Visconti permetterà la realizzazione del primo episodio, dedicato ai pescatori e ispirato ai Malavoglia di Verga, un libro già sognato prima di Ossessione. Il film racconta la storia della rivolta dei pescatori poveri contro i grossisti, la sconfitta di Tony e della sua famiglia.